chiedono a gran voce il rispetto dei loro diritti e rivendicano la corresponsione dei loro stipendi arretrati 15 dipendenti dell'IPAB Gurrera Calafato Moncada che ancora una volta si sono ritrovati in sit-in dinanzi la loro sede di lavoro in via Turati. 16 le mensilità arretrate che ancora attendono da settembre a dicembre del 2015 e da gennaio sino a novembre del 2016. Gli ultimi stipendi infatti sono stati pagati al 50% mettendo in grave crisi economica i lavoratori e le lavoratrici. Le organizzazioni sindacali CGL Sindacale insieme all'RSU di questa amministrazione hanno deciso di fare questo sit-in in attesa di avere notizie concrete da parte della direzione di questo istituto, visto che fino adesso non sono state mantenute le promesse e gli accordi sottofirmati in prefettura precedentemente. Il piano di rientro economico non è stato assolutamente presentato. Gli arretrati invece di diminuire stanno aumentando e continuano ad essere sempre penalizzati i lavoratori che come assistenza non vanno a percepire più del 50% dello stipendio dovuto. Siccome noi riteniamo che gli impegni vanno rispettati, ma soprattutto a dare dignità alle lavoratrici e ai lavoratori che non possono continuare a lavorare in maniera gratuita, e non ci sembra nemmeno corretto dove si dice che verranno piano piano pagati gli arretrati e pagati gli stipendi in maniera puntuale, ci ritroviamo da 3 mensilità con il 50% degli stipendi. Ci è stato comunicato dalle lavoratrici che hanno intenzione di erogare pure questo mese il 50%. Abbiamo deciso di fare questo sit-in e dare continuità permanente affinché non si regolarizzi in maniera continua la puntualità degli stipendi. E mentre i sindacati chiedono la convocazione di un tavolo tecnico con i componenti del consiglio dell'IPAB, ovvero la Curia e il Comune fondatori, i lavoratori, nonostante la situazione di grave disagio economico, proseguono ad accudire i 37 ospiti della struttura che pagano con puntualità la loro retta mensile. Secondo me questo è diventato ora un'abitudine, che devono darci questi soldi. Io sinceramente non l'accettano, io neanche i miei colleghi, perché almeno loro una mensilità al mese la devono dare, ce la devono garantire, perché noi dobbiamo pagare le nostre bollette, la nostra casa e mantenere anche la nostra famiglia e anche vogliamo avere delle certezze da loro. Noi abbiamo un direttore, abbiamo anche un vescovo, quindi sanno loro, questa è una cosa sua, e si devono impegnare loro, la Chiesa, a darci lo stipendio, perché oggi sanno benissimo che tante famiglie sono in difficoltà e se non si ha questo non si può andare avanti.